facendo fuori il crollo della casa, questo? Sì. Perfetto. E abbiamo il crollo che viene giù da ovest. Qui lì ha trovato l'interruzione della fondazione di basalto, si è infilato in questa e molti massi possono essere rotolati fino in fondo, perché se erano di due piani, come abbiamo visto, praticamente stiamo tirando via la parte del piano superiore, quindi tutti gli oggetti piccoli, quindi ce li troviamo che si sono scivolati verso l'interno. Maria Rosaria, belgiorno. Sono il direttore della missione archeologica italiana di Pirgos e Cipro. È una missione che è stata molto fortunata nei ritrovamenti, abbastanza suggestivi, sia perché il sito è un sito del 2000 a.C., quindi a 4000 anni, sia perché è stato sconvolto e distrutto da un terremoto che ci ha regalato una situazione archeologica unica nel suo genere. Fortunatamente l'area non fu più abitata e si sono avuti solo piccoli interventi agricoli sulla zona e sull'area. Questo ci ha permesso di ritrovare la vita interrotta dal terremoto sotto le macerie dello scavo. Κύπρος είναι ένα νησί στην Ανατολική Μεσόγειο και έχει κατοικηθεί 8.000 χρόνια πριν. Αρχαιολογικά ευρήματα της νεολιθικής εποχής βρέθηκαν στη Χειροκητία. Στον Όμηρο βρίσκουμε ότι οι περισσότερες πόλεις, αρχαίες πόλεις όπως η Πάφος, το Κούριον, η Έγκομης, η Σαλαμίνα έχουν χτιστεί από ήρωες που γύριζαν από τον Τροϊκό πόλεμο. Μετά από αυτόν αρχίζει για την Κύπρο λόγω της θέσης της, η οποία είναι γέφυρα από Ανατολή προς Δύση. Έχουμε συνεχείς κατακτήσεις του νησιού. C'è un'ascia. Giusto. Ecco, eccola, c'è un'ascia. In questa situazione siamo sicuramente in zona metallurgia, perché quando c'è l'ascia è uno strumento di rifinitura delle lame. Noi ci troviamo non in una casa, non ci troviamo in un palazzo, ma ci troviamo in un complesso industriale che era al centro di un vasto insediamento di 35 ettari. Un complesso che copre un'area di all'incirca 4.000 metri quadri, dove si svolgevano attività di produzione di materiali particolari, materiali più prestigiosi, quelli per cui si muoveva il commercio marittimo del Mediterraneo. Quali sono? Sono innanzitutto il metallo. Cipro scopre i metalli verso la metà del terzo millennio e si rende però conto successivamente nei secoli di essere proprio lei un'enorme, gigantesca pepita di metalli e di rame. Tant'è che sembra che l'isola porti il nome del rame stesso, cioè copper. Okay.
guarda che spettacolo! Prende dal lupo, questi sono i minerali che venivano poi lavorati. E abbiamo i minerali di ferro, di rame, manganese, abbiamo parecchio nickel e tutte le cosiddette terre, cioè le ocre, con i diversi colori che vanno addirittura dal bianco che contiene il caolino fino al rosso scuro e al marrone scurissimo. Il limonino. La limonite è questa arancione rossastra, caratteristico minerale di ossidi di ferro, che variamente colora la stessa terra, che normalmente si chiama terra d'ombra in italiano, ma che a Cipro e nel mondo si chiama umbra. L'identità di quest'isola è stata creata dalle due grandi plaghe, la plaga africana e la plaga asiatica. La plaga africana entra sotto la plaga asiatica e spinge la plaga asiatica in su. Così è incominciato a venire fuori dal mare il Troodos, la grande montagna. Per questo Troodos si scrive con due O. Doveva essere scritto con 50 o perché continua ancora a crescere. Troodos, sì, così. E così intorno a Troodos abbiamo tutte queste lave a forma di cuscino, le quali sono quelle che contengono il rame, il ferro, insomma gli altri materiali metallici. Ritrovare gli oggetti e il percorso vero, vissuto della metallurgia ha un fascino particolare. Noi, quello che a noi ha emozionato di più è stato il ritrovamento delle due incudini di basalto sagomate. Sono le incudini più antiche della storia, che ci hanno spiegato come venivano fatte le spade col cordolo al centro. Si può perfettamente vedere l'utilizzo di questa incudine. Non solo il punto di percussione per affilare le lame, che ha lasciato evidenti tracce ai lati delle lame stesse, perché logicamente il martello sbatteva contro la pietra, lasciando questi due incavi che sono esattamente la spada. Insieme ai metalli però partono le tecnologie più interessanti per il commercio carovaniero interno ed esterno e via mare, che sono quelle dei tessuti preziosissimi, dei colori per tingere le stoffe, dei profumi richiestissimi dal mercato egiziano e medio orientale, ma anche del vino, che era cominciato a diventare una bevanda importantissima, tant'è vero che gli egiziani stessi avevano già fatto il vino DOC, stampigliando sulle brocche le località da cui proveniva l'uva, il proprietario, il vitigno e l'annata. Ma tutti questi prodotti erano collegati tra di loro in questo complesso industriale da una produzione che era la base di tutti gli altri, l'olio d'oliva. La sala centrale del complesso è infatti un grande frantoio di 18 metri per 15, una grandezza enorme, spropositata per l'epoca ma anche per i nostri giorni. Accanto c'erano un magazzino pieno di giare che potevano contenere fino a 700 litri d'olio d'oliva, e sono dei capolavori di tecnologia, di equilibrio, ma anche di fattura, perché immaginiamo cosa voglia dire cuocere un vaso che ha 1,15 m, 1,20 m di pancia ed è alto 1,40 m. The Vurna is a perfect Plinius
Canale Sette Solea is well known. They make olive oil pressing with the foot. Solea are the shoes. They put some food under the catopodia to make oil. Mm-hmm. Then the oil trekking mesa again a channel and go down in the big basin. So, okay. And slowly you continue, so. If you make wine, you need different sides, like deep, not only 10 centimeters. You need more. Essere donna, essere direttore di una missione archeologica è un sogno che si realizza e in questo caso, per quello che abbiamo alle spalle, forse ha un significato particolare. Perché? Perché man mano che andiamo avanti con lo scavo ci stiamo rendendo conto che questo complesso industriale fosse un complesso organizzato e portato avanti da donne. Sono le donne, infatti, che hanno lasciato in giro per tutto il complesso industriale le loro fuseruole per filare e sono state lasciate accanto ai forni, accanto all'incudine, ovunque. E i pesi da telaio erano cotti in mezzo all'area di produzione dei petalli, a pochi passi da un vasoforno unico nel suo genere, con accanto la brocca dell'olio, e loro, soltanto loro che stavano così tanto tempo davanti al focolare, forse sono all'origine della scoperta stessa dei metalli. Un altro pezzo di basola, ma lo fai proprio una banchina. Dottoressa, hai trovato questo qui? No, però non è che lo devi togliere. Cos'è? Questo è un pendaglietto. Guarda il capolavoro. Aspetta, fammelo pulire. Ecco qua. Vedi? Però gli altri che abbiamo trovato era solo la parte di sotto. Uh-huh. Questo è con il buco e questo è senza. Ne abbiamo trovati un certo numero un po' dappertutto, però in questo luogo ne abbiamo già trovati 3 o 4. Sbagliato, non l'avevo detto io. Allora dovremmo riaprire tutto quanto questo. No, tutto no, ma lo sbaglio si vede da fuori. Un'altra parte. E questo va a appoggiare qua. Qui sopra. Tolga quindi si tratta, abbiamo quindi una pancia che sarà alla fine oltre sugli 80-90 centimetri, un metro, e quindi dobbiamo procedere prima da questa parte e mentelarlo tutto. Sì, dopo che l'abbiamo intelato andiamo su col collo. Fammi vedere un po' quest'altra roba. Questo l'ho rincollato, questo che l'ha diviso in 6 parti. Il suo mortaio, un bellissimo pestello neolitico che hanno usato per molto tempo. Ma se vogliamo andare a mettere un po' di colore a quello al... Mi porto gli acquarelli. Sì, porta gli acquarelli così finiamo l'altro. Va bene? Ah, io mi chiamo Lavinia De Strobel e lavoro qui da 3 anni. Faccio la restauratrice in questo scavo. Prima ovviamente scavavo anch'io nella missione, nei quadrati, come tutti gli studenti. E sono stata veramente, ho vissuto il primo momento di questo luogo, quando abbiamo fatto la prima ricognizione di scavo, abbiamo trovato i primi oggetti. E mi sono appassionata al restauro della ceramica. È molto bello comunque ricostruire i vasi, in quanto ogni pezzo ha la sua posizione e tende dunque a ricreare un oggetto che veniva proprio utilizzato e usato dalle mani anche femminili. Thank you.
quanto siamo qui? Dobbiamo ancora scoprire varie parti. Non ci siamo ancora. Mi sembra che il blu sta funzionando bene per l'integrazione. Sì. Perché il nero era troppo la parte forte. Del bruciato è particolare. Quello va un pochino più scurito, senza toglierlo del tutto, ma almeno dando l'impressione di come è stato cotto il vaso, cioè dalla parte bruciata e dalla parte più rossa. Sì. Quello che mi devi vedere bene è la testina dell'ariete, perché la testina dell'ariete perde molto di fuoco, cioè sì, si vede lo sempre. Quindi aumenta il marrone, mettilo bene e fai la testina dell'ariete proprio. Gli scudi pure sono carini, sono venuti bene, pure come base sta benissimo. Fin dall'inizio noi abbiamo cercato di interagire con i locali, cercando di rendere al massimo noto quello che stavamo facendo noi a Cipro, insistendo sul punto che noi siamo ospiti in un paese sovrano e che quello che scopriamo è bene culturale di proprietà di Cipro interamente. Have you got the drawings? Yeah, coming to see the drawings. È lo spazio del terreno dove sarà fatto questa specie di centro culturale museo. E posa megalo in, quanto è grande? 300 square meters. Sono 400 metri per ogni livello, su due piani. C'è uno spazio per la biblioteca. Con i tavoli, abbiamo i tavoli. In Coros di Alexio. Uno spazio didattico per le discussioni. Poi si entra nella parte espositiva. Είναι αίθουσες, δωμάτια εκθέσεων που θα υπάρχουν μέσα οι εκθέσεις, τα αντικείμενα. Allora, ci sta uno spazio per la mostra delle cose più antiche, i prodi, i defteri, secondo, e poi ce n'è uno circolare molto interessante. Quindi è praticamente una struttura che ospiterà sia una piccola parte espositiva delle tecnologie scoperte a Pirgos, ma avrà più che altro un valore di centro culturale didattico. Ci siamo resi conto che la popolazione di Cipro è una popolazione estremamente benestante, ma che ha dei problemi forti di identità culturale, dovuti sicuramente all'avvicendarsi delle egemonie politiche sull'isola, specialmente negli ultimi tre secoli. E questo è all'origine della difficoltà dei ciprioti stessi di amare la cultura archeologica e di amare il loro stesso passato, un passato in cui loro si riconoscono in modo un po' bizzarro, perché si sentivano fino a poco tempo fa al di sotto, menomati, cioè inferiori di quelle che erano le altre civiltà attuali intorno.
30 μου άρεσε και μου αρέσει να χάνομαι μέσα στις αρχαιότητες της χώρας μου. Στο κάτω-κάτω είναι και ένας μέρος της ταυτότητός μας. Όπως μου αρέσει και πάρα πολύ να επισκέπτομαι τα χωριά της Κύπρου και να μιλώ με ηλικιωμένους ανθρώπους. Μέσα από τις κουβέντες αυτών των ανθρώπων διακρίνω τις ρίζες μου, που είναι πολύ βαθιές και πάει αιώνες και χιλιετίες πίσω. Πριν λίγων καιρών κάποια γιαγιά 95 χρονών μου μίλησε για τους τρίματους. Οι τρίματοι είναι, μου είπε, άνθρωποι, καθόλου φυσιολογικοί, αλλά έχουν έναν ακόμη επιπλέον μάτι στο πίσω μέρος του κεφαλιού τους. Και τους φοβόταν ο κόσμος τότε, λέει, γιατί έτσι και τις εγκοίταζα με αυτό το μάτι, θα πάθαινες ό,τι κακόν ήθελαν. Αυτά όλα τα πράγματα τα μεταφέρω για να, και προσπαθώ να τα κρατήσω ζωντανά μέσα από τα βιβλία μου, τα μυθιστορήματα που γράφω. Quest'isola abbiamo visto alternarsi di vari signori. Comunque penso che la padrona più famosa di casa sia Afrodite, che è quella divinità che nacque dalle acque. Se voi visitate quel capo che si chiama Petra Turumio, c'è un bellissimo effetto dove proprio le onde del mare portano la sabbia contro gli scogli e fa quell'effetto di spumeggiamento, gorgoglio, chiamatelo come volete, ma pare che proprio lì Venere, l'Afrodite greca, fosse stata portata dagli zefiri. Allora, come vi raccontavo già ieri sera, questo sito, quindi quest'area archeologica, è molto importante perché testimonia una continuità di culto, quindi il culto di Afrodite, già dal XII secolo avanti Cristo fino addirittura al IV secolo dopo Cristo. Quindi abbiamo 16 secoli dove continua sullo stesso posto. Vediamo che proprio il santuario di epoca classica è vicinissimo a quello dell'età del bronzo, un culto continuo senza soluzione di continuità. Sono Federica Gonzato, io lavoro ormai qui a Cipro da alcuni anni nel team della dottoressa Belgiorno, che conobbi casualmente andando a visitare il suo scavo in occasione di una prima visita proprio qui all'isola per interessi archeologici. Quest'anno ho la possibilità di lavorare con il team della dottoressa Belgiorno grazie anche all'aiuto di Archeo, che quindi mi ha proposto di accompagnare un viaggio per poi avere la possibilità, sfruttando il biglietto aereo, di venire sull'isola. Quindi la prima settimana io accompagno questo gruppo di appassionatissimi dell'archeologia che non ha confini. Ci facciamo un bel giro dell'isola, che poi purtroppo ovviamente significa fare delle selezioni, delle scelte, andare avanti, ma in questo modo io avrò la possibilità poi di fermarmi qui un mese e lavorare alla mia passione.
Io sono Angelica Portagnuolo, vengo dalla provincia di Bari e sono qui per il secondo anno consecutivo, grazie anche a una borsa di studio finanziata dal Ministero degli Affari Esteri. Ho inoltrato una domanda presentando un progetto in lingua italiana e in lingua inglese e poi mi è arrivata la comunicazione della vice della borsa, prima da parte italiana e poi da parte cipriota, insomma, perché se non si ha poi conferma della vice della borsa da parte cipriota non è possibile venire qui e poi andare a ritirare l'assegno. Mi chiamo Salvatore, vengo da Napoli, sono archeologo. Dopo la laurea ho iniziato a lavorare su scavi d'emergenza oppure scavi sistematici in Italia. Non è una situazione facile, insomma, lavorare in Italia. I concorsi sono bloccati nelle soprintendenze e si è aperto tutto un altro scenario, insomma, rispetto a quello di una ventina di anni fa, attraverso il lavoro nelle cooperative archeologiche che attuano appunto scavi oppure che si occupano di guide in siti quali Pompei, Ercolano e così via. Il problema più grande che abbiamo noi è quella dei finanziamenti, sempre ripetendo la frase tante volte detta dai diversi ministri degli esteri che le missioni archeologiche italiane all'estero sono ambasciatrici di cultura italiana. Sì, lo siamo, però purtroppo rischiamo di essere ambasciatori di carenze finanziarie italiane oltre che di cultura. Noi purtroppo siamo riusciti a fare ben poco, ma del resto il Ministero degli Esteri ci ha potuto favorire più che poco, insomma, siamo sui 20.000 euro l'anno con cui si finanzia sì e no il vettovagliamento per gli studenti e gli studiosi che si avvicendano sul sito. Non abbiamo possibilità di pagare un esperto né un'analisi e spesso e volentieri sappiamo che i nostri bravissimi tecnici del campo archeologico e di tecnologie applicate stanno lasciando l'Italia per andare a lavorare negli Stati Uniti, perché in Italia si ha degli stipendi e nessun finanziamento per portare avanti la ricerca.